Ciao a tutti, all da action e due cosine di Pepco. E sono andata su sempre a quello di Imola perché è quello più vicino alla mia città e stavolta sono andata con i miei genitori e hanno speso anche loro, quindi la action mania l'ho già dileguata in giro. Allora, vi faccio vedere giusto due cosine che ho preso da Pepco. Ho ripreso un altro di questi pantaloncini corti a 2 euro. I leggings, quelli corti short che io li uso per stare in casa o per dormire, che costano 2,50 euro, quindi sono ottimi. E speravo di ritrovare anche i leggings, quelli a 7 ottavi, quelli che arrivano diciamo poco sopra la caviglia, ma non li ho trovati, c'erano proprio quelli lunghi lunghi e quindi non li ho presi. Quindi questo qui, e ho preso un pigiamino estivo troppo carino. Allora, e dei puffi? Guardate che carino! Allora, abbiamo la maglietta che è corta, ma non è proprio quella crop, quindi diciamo col taglio sotto il seno, quindi questa diciamo riesce a proteggermi la schiena, che per me è fondamentale, perché se ricordate avevo preso quella l'anno scorso, quella di Winnie the Pooh, ma lo dovevo prendere perché era meraviglioso, che ha il pantaloncino, però la maglietta sopra è crop, quindi proprio il taglio con la pancia di fuori diciamo, e quindi anche la schiena di fuori. E no, mi dà fastidio, mi prende l'aria la notte, dopo mi sveglio col mal di schiena, la vecchiaia è questa. Invece questa qui ti copre e sono quelle oversize, quindi molto molto larghe, e 9 euro con appunto i puffi, e sotto il pantaloncino azzurro, questo sapete che è il mio colore preferito, con la scritta Smurfs. Che così ripenso al mio colore in resina che mi piace tanto, che però mi fa i puntini di non so che cosa. E niente, questo qui. Ste due cosine ho preso, quindi nulla di che, anche perché sinceramente non c'era chissà che cosa da Pepco. Ok, vi riposiziono. Perfetto, andiamo da Action. Allora, spero di non aver spaccato niente. Allora, ho preso questo qui, il tappetino, che avevo preso anche in una delle volte precedenti, ma è stracomodo. L'altro l'ho già spattaccato tutto con la resina, questo lo tengo da parte solo per quando faccio il mio scrap album. E l'altro lo userò come base sotto per la resina. E scusate, questo costa, no, non c'è scritto. Mi sa che ho buttato via tutti gli scontrini, però mi pare 1,99 euro. Poi vado a random. No, ce li ho qui. Ce l'ho qui lo scontrino. No, questo è Pepco. Niente. E allora l'altro non ce l'ho. Va bene. Ho preso questi due, che non sono bicchieri, ma sono portacandele, ma mi piaceva da morire il disegno. Eccolo qua, tutto a tema floreale, voi sapete quanto impazzisco. Allora, c'era questo e ce n'era. Erano tre fantasie. Allora, una questo, dove ci sono le mie amate margheritine, ci sono delle farfalline. Tutto fatto così molto molto carino. E poi ho preso questo qua, che mi piaceva con questi fiori azzurro viola, anche qui farfalline. Fatto così, e poi ce n'era un altro con i papaveri, però non mi diceva più di tanto. Questo costano 1,27 euro, 1,29 euro. Adesso vado un attimo a memoria e speravo di trovarci le candele, quelle diciamo sfuse alla citronella, e questi li userò di fuori nel gazebo quando ceniamo lì, sperando appunto di trovare queste candele. Sono troppo carini questi bicchieri, mi piacciono un sacco. Io appena vedo i fiori impazzisco. Poi, questo qui lo dovevo prendere anche l'altra volta, che l'avevo visto nel volantino e poi non l'avevo trovato, ma probabilmente non l'avevo cercato bene. Sono due pezzi washcloth, sono dei guanti.
per modo di dire, per asciugarsi, che userò per quando vado in piscina, perché alla fine quando io ho un timer praticamente, perché vado a mezzogiorno quando esco dal lavoro e le due devo riessere al lavoro, quindi è tutto molto di fretta, e l'unica cosa che mi rimane sempre bagnata anche se asciugo sono le gambe, e quindi ho preso questi due da poterli usare nelle gambe. Prezzo mi sa meno di un euro, tipo 89 centesimi, una roba del genere. Infatti potevo prenderne anche due, sono già due comunque, però ne potevo prendere un altro completo, vedremo magari la prossima volta. Poi dai, tiro fuori a random, quindi va bene. Ho preso questo clay stick face mask, è una maschera in stick alla camellia, e questa qui serve per però qui dice la camelia, qui dice l'argilla, boh, e vediamo, ci avevo letto qualcosa, maschera all'argilla, facile da applicare grazie a formato stick ricco di minerali di argilla che detergono la pelle e assorbono il sebo in eccesso, per pelle grassa. Allora io non ho la pelle grassa, ho una pelle mista, però chiaramente d'estate col caldo risulta più grassa, quindi ho pensato di utilizzarlo appunto per questo. E questo un euro e neanche due euro, un euro e qualcosa, dai, diamo dei prezzi così perché proprio non mi ricordo. Poi per il gazebo, sperando che non vadano a fuoco, ho preso questi incensi a spirale per alla citronella, quindi sempre per le zanzare. C'era in blu, io l'ho preso blu, e questo fucsia, poi c'era un verde che non è che mi piaceva più di tanto, e un arancio. Costano 89 centesimi e li appenderò al gazebo. Io spero che dopo il gazebo, chiaramente c'ha il telo, non mi vada a fuoco, ma non penso, perché tanto li vado a mettere nel contorno, diciamo, quindi dove non c'è il telo, e poi comunque non è a fiamma viva, quindi non penso succeda niente. Poi magari quando vedo che sta arrivando alla fine lo vado a togliere e vediamo un po' se funzionano. Ne ho presi due. Poi tra l'altro c'ho ancora da appendere le luci, quelle solari che avevo preso l'altra volta a tema mongolfiera, che devo trovare degli annelloni grossi neri per poterle agganciare, bisogna che faccia un salto dai cinesi o tipo a Lobby a cercarli. Anche perché sinceramente questa settimana c'è stata sì questa sfuriata di caldo, anche oggi è molto caldo, molto umido, però il tempo fa schifo. Poi, dai, vado a random senza cercare più di tanto. Ho trovato questi qui che c'erano nel volantino nuovo, Creative Drawing Collection. C'era questo qui che è a tema botanico, quindi fiori e piante, poi un altro a tema mobili di casa. E praticamente non ho capito cos'è. Ci sono delle cartoline tipo con dei disegni, un po' di carte, robe da colorare. Robe un po' così, che alcune cose chiaramente qui dove c'è da disegnare no, ma potrei anche, guardate, può essere anche molto utile per imparare a disegnare, questa cosa non l'avevo vista, però per dire le cartoline, le card che trovo qua sotto le userò sempre per il mio scrap album, insomma. Questo, vediamo se c'è scritto il prezzo, non me lo ricordo, dico la verità. Però io l'avevo messo tanto dentro la borsa, perché dopo qualcuno mi chiede più o meno quali erano i prezzi, per cui questo cos'è? Action, eccolo, è lui? Ok, perfetto, vediamo se riesco a capire. Allora, stick maschera all'argilla, quindi questo qui, 1,99 euro. Poi, l'asciugamano, questo qui 99 centesimi. Poi tappetino da taglio, quindi questo qua sotto 1,99 euro. Questi qui 1,89 euro. E questo qui il drawing, vediamo,
Ah, il portacandele 1,49 euro l'uno. Ok. E poi questo qui quale sarà? Questo no, questo no. Die cut sarà questo? Penso sia questo, tanto è l'unico che vedo. No, tanto qui ne ho preso uno. Boh, non lo so. Va bene, lo vedremo alla fine. Poi ho preso invece questo quadernone qui, Paper Die Cut, che praticamente ha varie immagini, stickers, eccetera, eccetera, un po' a tema animali, circo, gnomi, vabbè, dinosauri che non ci importa, poi c'è una parte floreale, qualcosa anche a tema cucina, perché vorrei iniziare a fare un ricettario fatto tutto bellino per bene a mo' di diario, e quindi qui ci sono delle cose interessanti da poter utilizzare. Questo qui 1,99 euro, c'era, ce ne dovrebbero essere due, esatto. Questo qua che è più a tema, sì, sembra qualcosa di cucina, oggetti, animali, o vedevi fiori, cose di compleanno, festeggiamenti, ecco qua a tema culinario, anche qui, poi abbiamo un po' di fiori, apine, vedete, è molto molto carino. Magari da usare anche con la resina, poi insomma, vedremo, vedremo. Quindi questi qui 1,99 euro, e allora anche questo qui 1,99 euro. Ok, poi sempre al tema scrapalbum ho preso un altro set di cartoncini con vari disegni, 1,99 euro. Questo praticamente era l'ultimo che mi mancava, perché ho guardato quelli che c'erano, almeno quelli che c'erano ad oggi ce li ho tutti, e questo qui è quello che mi risulta che mi mancava, tutto un po' così margheritoso, molto molto carino, molto estivo questo. Poi ho preso questo contenitore, che è quello ermetico con i doppi agganci qui e qui, per il mio compagno, perché lui mangia al lavoro, quindi c'ha quello lì che ha il coperchio sopra, che avevo preso tra l'altro al di più, ma è mezzo sgangherato il coperchio, un po' tutti, perché è un set di 12 pezzi, 6 euro, quindi la qualità è quel che è. Allora io ho preso questo che è più, si chiude insomma meglio, un po' più protetto, e questo qui costa la bellezza. Contenitore con coperchio, e lui sarà questo? Penso di sì. 1,99 euro, quindi una sciabatta costa. Ok, poi scotch trasparente, che devo sempre fare i pacchi, e ho sempre quello piccolo e quello grande sparisce adesso, quindi devo decidere un posto dove metterlo. Ve lo dico anche a voi, in modo che se lo devo ritrovare lo trovo. E questo qui costa 85 centesimi. Poi guardate cosa ho trovato, la nostra bilancina di precisione adorabile, che usiamo per la resina, perché non so se avete visto, le ultime condizioni della mia bilancina sono pessime, e questa l'ho trovata a 3,99 euro, quindi costa pochissimo, meno che dai cinesi, meno che su Amazon. Poi ho preso due balsami labbra scrabbanti, e questi costano 1,29 euro. Ho preso questo qui, a parte che la confezione, che poi mi sa solo la confezione, non lo so, molto carina. Quindi questo ha un effetto scrabbante. E d'estate non so perché mi viene sempre un taglietto
nel mezzo del labbro sotto, sempre, sempre così. Poi quando è inverno mi va via, ma d'estate mi viene, io non so la ragione. E quindi devo dare, idratare molto e fare anche lo scrub. E ho preso questo qui al gusto caramello e quest'altro al gusto pesca. Ce n'erano un altro paio di gusti, ma non mi interessavano. E questi 1,29 €. Poi, visto che stavolta li ho trovate, ho preso proprio gli ultimi due, perché si vede che vanno proprio a ruba, la colla a nastro. Questa qui stra utilissima per lo scrap album o comunque per lo scrapbooking. E questa costa 99 centesimi cada una. Erano rimasti sti due pezzi e li ho presi. Arrivo sempre, l'altra volta ce n'era uno, stavolta due, e non lo trovo mai pieno quel sto robo. Poi ho preso, che ho visto che girava, c'erano diversi video, queste caramelle gommose simili alle, a quelle degli orsetti, con Beers with Benefit, quella roba lì, che sapete che usavo, ed effettivamente quella lì per i capelli era veramente ottima. Però vedo che tanti ne parlano sempre questi, che anche questo ha lo stesso effetto appunto per i capelli e per le unghie, e ho detto ma proviamola, vediamo. E questa costa 5,99 €, sono 145 grammi, quanti pezzi? 60 pezzi, e vanno prese due al giorno, quindi ti dura praticamente un mese. Vediamo, vi farò sapere come sono. Quindi abbiamo detto questo 5,99 €. Poi una cosa stra interessante, panni Swiffer, quelli lì bagnati, non so se qualcuno di voi li prende questi qui, ma intanto dovete guardare la confezione. A me piacciono un sacco, oltre che puliscono bene e rimangono molto impregnati, quindi riesco a pulire bene, e mi piace un sacco il profumo, tantissimo. Però guardate la confezione, bella grande, questi sono 20 pezzi, a me mi pare che quella che prendo io, quella bassa, è da 10, ma non vorrei dire una cavolata, però che ti costa sui 12 €. Questo qui costa 5,95 €. È sempre, è della Swiffer, non mi pare che sia una cosa tarocca. Io ricordo sta cosa, se qualcosa mi è sfuggito, fatemelo sapere, però io lo so e voglio andare a vedere adesso quanto capito ad Acqua e Sapone o Small, dove di solito lo prendo, voglio andare a vedere. Però mi ricordo che cerco di prenderlo sempre quant'è in offerta, ma mi pare che costi 11,99, 12 € o giù di lì, e questo 5,95 €, quindi stra ottimo. Se mi sbaglio fatemelo sapere, perché qui vedo Swiffer, però vedo tutte delle scritte in tedesco. Quindi boh, non lo so, ditemelo voi magari, però mi ci trovo io da Dio, e per 5,95 € l'ho preso subito. Poi ho preso, perché li ho presi? Non mi ricordo, vabbè, mi sa che questi li avevo presi l'altra volta o no? Non mi ricordo. Allora, Paint Marker Special Edition, including due metallic e due neon marker, quindi sono dei pennarelli, sono 8 pezzi, dovrebbero essere quelli indelebili, 8 pennarelli con tinta acrilica, inchiostro a base d'acqua, effetto opaco, comprente senza agiti, senza acidi, adatta a superfici quali legno, metallo e carta. Vabbè, e c'avevano questi colori molto pastellosi, delicati, e mi piaceva. Questi qui si possono usare per le carte anche nere, quindi io ho lo scrap album nero e quindi questi fanno stracomodo. E questi costano, questi sono 4,39 €. C'erano altre tonalità, ma ripeto, questi colori pastellosi mi piacevano. Poi abbiamo le ultime due cose che volevo prendere già le altre volte, poi sì, no, boh, stavolta le ho prese. Sono i pennarelli a base d'alcol, e perché ho in mente una cosa, prima andrò a sperimentare, poi vi faccio sapere se mi è uscita decentemente. E ho preso il set, sono set da 12 colori di vario
colore, scusate la ripetizione, costano 12 pezzi, 3,49 euro. Ho preso questo qui sui toni del blu, azzurro, viola, che è il mio mix di colori preferiti. C'è poi anche qualcosa di verde e c'è qualcosa con la punta fine, qualcosa con la punta, quella brush, diciamo a pennello. E poi ho preso quest'altra gamma di colori invece più caldi, dove abbiamo i verdi, i rossi, i rosa e i gialli, quindi sempre stesso prezzo, 3,49 euro. E poi ce n'era un altro set sempre da 12 sui toni dell'arancio, marrone, beige, che sono comunque colori che sinceramente non uso, quindi ho pensato di prendere questi due, dove sono i colori che bene o male uso di più. Ok, quindi questo è il mio malloppino. Poi ho preso, perché c'è di fianco il Carrefour Express, ho preso una cover che devo comprenderla, perché davanti c'ha una base di plastica che non si toglie, ma a me mi dà fastidio perché faccio fatica a spingere i tasti, quindi lo dovrò capire. E poi ho preso questa perché praticamente io c'ho tre capelli, ma tre di numero, che mi escono bianchi sulla fronte di lato, ma sono sempre tre. Io mi sono spulciata tutta la testa, non ho altri capelli bianchi, ma c'ho sti tre. Toglierli non lo faccio, fare la tinta per tre capelli non c'ho voglia. Provo a usare questo spray ritocco, costa 6 euro e qualcosa, spero che sia un colore che si adatti, in teoria sì, tanto io sono castana, e vedo di sfangarli in sto modo, per tre capelli, sono tre numerati, sempre loro, li riconosco ormai, mi ci sono quasi affezionata. Va bene, niente, questo è il malloppo, e niente, vi mando un bacione, a presto, ciao ciao!